Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Oggi siamo qua con un ospite speciale. Eccoci qui, ciao a tutti. Lei è Dolma, alcuni di voi già la conoscono, altri no, se non la conoscete andatela a seguire. Adesso. No, scherzo, cioè no, in realtà non scherzavo. Ho scelto Dolma per registrare questo video perché lei è una persona molto swag. Dico questa cosa perché andremo a giudicare, o meno perché in realtà abbiamo paura di giudicare troppo, gli outfit degli influencer, in realtà influencer che conosciamo, sempre per il fatto perché abbiamo paura di giudicare qualcuno che non conosciamo, che non vogliamo querere le denunce. Ho visto questo video da un'americana, quindi ho detto perché non farlo? Senza perdere tempo, let's go. Io che sto Let's go, let's go. Questa è la mia ventosa del telefono che non me lo fa mai staccare. Allora, abbiamo scelto alcune foto che adesso poi vi metterò. Noi siamo molto buone, ovviamente, però siamo anche molto oggettive perché bisogna avere professionalità comunque. Comunque siamo delle persone serie. Ma comunque sono tutte cose soggettive, cioè no, in è base ai nostri stili. Cioè, a me uno stile può far schifo, a lei piacere, viceversa. Vabbè, se qualcosa di oggettivo fa schifo, però fa schifo. Cioè, appunto. Allora, partiamo da Brian, che è il nostro grande amico. Ciao Brian! Descriviamo questo outfit. A me Gaza, Anche mi a me un piace. sacco, perché è molto nel mio stile. Cioè, mi Esatto. vestirei anche io così Letteralmente. praticamente. Ti piace un bot, ma è suo stile. Allora, osserviamo. No, vabbè, comunque è tutto abbastanza matchato. Cioè, maglietta grigia, giacca grigia. Le Timberland sono un prima po' ci diversi stanno, di tutto, sì. quindi. E non so chi stesse chiamando, però mi fa Magari preso voi, male. aspetta! Brian, questa chiamata non stava No, andando a buon fine. fatturato, mi sa. Però, ma li potrei dare anche il massimo. Magari 9 e mezzo, perché il Esatto. massimo non ci si Magari becchiamo intende. poi un outfit che diciamo no, questo è un 10. Esatto. Deve essere 9,5 perché è No, perfetto, ci cioè sta sta. bene Gaza, tutto. l'unica cosa forse che potrebbe avere in più, tipo un anello. E accessorio. 9,5. 9,5. Io non l'ho mai preso, quindi. Ok, continuiamo con L'altra nostra sorella. saranno vari parenti in questo video. Abbiamo Yasmin, lei, vabbè, diva. Cioè, in qualsiasi suo Esatto. outfit. Le scarpe mecciate alla felpa, Top. top. Io, I love, ho scelto questo perché poi mi piace un botto il verde. No, vabbè, 10. Ma poi questa posa da diva, cioè, totale. Poi Sì, anche i 10. gioielli le metto un sacco. Ma Sì. cos'è questo anello? No, questo è tipo Ecco. un pomodoro. C'è un pomodoro No, è qua. questo il livello di Brian, secondo me. Sì. O forse avrei cambiato solo gli occhiali, però il resto slay. Allora, a me gli occhiali così non piacciono, mi fanno impazzire, però a lei sta bene, Sì. oggettivamente No, tutto. ma se me li metto io sembro mia nonna Mariuccia, Io poi sicuro. sembro una mosca, probabilmente. Lei invece diva Lei così. così. Ci sta. Allora, per me è 10 perché è il mio stile proprio al No, ma 100%. ci sta come stile, cioè rappresenta un botto anche il mio, quello che mi piace, però O 9,8. 10 meno. 10 meno. No, io do 9,5 anche a lei. Comunque siamo molto alte come voti, possiamo dire. Infatti, Ma oh. perché abbiamo amici swag, ragazzi, non possiamo Siamo farci partiti da due niente. chicche. Ok, ora passiamo a Tuo padre. non proprio, però più o meno. Sespo, che salutiamo. Ciao, Ciao. Sespo. Sì, ma lui viene bene comunque nelle foto, a differenza mia. Però siamo indecise su due foto, passo passo. Questo è più strutturato. Abbiamo Dai. più cose da Ok, dire. vai, parti tu. Allora, in sé mi piace abbastanza. E a gusto personale non avrei messo quella sotto Sotto, con la giacca, totale, perché non c'entra nulla. Se avessi uguale. No. messo anche solamente una maglietta semplice bianca. Era meglio, sì. Allora, a parte che magari faceva freddo, cioè volevo anche E coprirsi. vabbè, no, sì, anche io uguale Secondo sulla maglietta, poteva me, cioè, mettere. stona troppo, perché non c'entra niente il verde e il No, blu. E poi il verde è diverso da quello del da quello del cappellino. cappello. E sopra invece è stra swag. La giacca fosse stata chiusa avrei dato anche il 9. Sì, Però anch'io. così do un 7,5. Stavo per dire uguale, 7,5. Però buono comunque. Tra l'altro non vedo le scarpe. Ma perché alcuni mettono gli outfit tagliati? Vabbè, però 7,5 Sette e direi che è mezzo, dai, accettabile. comunque Ci ti porta sta. a casa. Ora Sesto ci scrive: ti mando una denuncia, ti mando le persone sotto casa. Querela. Scusa, 10. Let's continue. Abbiamo preso una foto di Ale, che anche lei si veste bene. Però non ha sempre foto dove si mostra No, troppo. è vero. Allora, secondo me, tipo qua, capito? Stava per uscire, però non ha completato l'outfit. Cioè, magari tipo sopra poi si mette una borsa, una giacca e Sì, cambia. Infatti, sì, sì. è l'unica cosa che mi farà abbassare il voto. Ma perché non ne trovavo? Allora, Moonboot mi piacciono, ma Anche io li Gaza non ce li ho amo bianchi. tantissimo. Pantaloni ci stanno col top nero. Il top mi piace. L'unica cosa che avrei messo forse qualche collana, comunque Qualche qualcosa così. gioiello. È Esatto. vero, perché sembra un po' spoglio. Cioè, l'outfit in sé è tipo la partenza giusta per qualcosa, anche per uscire la sera. Cioè, è super non scontato. Se fosse riempita di collane un po', Sì, sarebbe anche a molto più me. Tutto per swag. lei sta bene, anche loro. E boh, forse qualcosa sopra, però anche lì, secondo me, cioè, se lo sarebbe messo dopo. Nude per Però sempre. nel complesso, comunque, cioè, mi piace. Io Io un 8,5. 8, sì, Beh, le 8. scarpe le amo, cioè Troppo, veramente le vorrei bellissime. troppo. Ah, Però però non avevo visto anche il cappucciato del top, ci sta. è stra particolare. Infatti 8,5, Swag. dai, 8,5, non 8, Va 8,5. bene, accetto. Cover non è abbinata. Lo stavo pensando prima, ho detto se sarà fosse messa È rosa. rosa, 10 solo per Era quello. 10. No, le do 8,5 perché so che tanto dopo si è messa qualcos'altro sopra.
però Alessa, non c'era la mia foto, ok? Prossima volta. Lei nella prossima volta tutta pronta solo per te. E ora possiamo prendere altro fratello mancante del nostro gruppo, ovvero Yanis. Ciao Yanis. È swag, però mi fa ridere lui tipo con la sciarpetta. La sciarpa. Lui nella sua comfort zone. Uno dei più swag. Sì, no, Yanis è un botto. Se non il più, che si veste meglio. Io lo metto nella top 3. Se tu non saprei chi... No, le altre due sono uno. Fatto. Sì. Che mi ha spoilerato. E il terzo non lo so. Lui nella sua Madonna di Campiglio era. Avrei cambiato i pantaloni. Perché sono troppo tipo eleganti. Cioè, sono più formali tipo. Si dice così. Sì. Ma perché a me non fanno impazzire i pantaloni troppo molli. Vedi, poi le scarpe sono pure abbinate al maglione. Sì, ma infatti top. Se avesse avuto i baggy sotto era 10. Già. Sì, anche perché gli occhiali pure riprendono il blu, vedi? La sciarpa mi piace un sacco. Oh, a me sì. Quando la metto sembro, vabbè, lasciamo stare. Ma infatti evito. Ho provato pure a seguire il tutorial di Alessia di mettere il coso. Anch'io! Ma... No, chiari, io ce l'ho la mia foto. Lei è bellissima, veramente, che sembra buona, non lo so. Poi ti faccio vedere io. Ecco, non la metti, no, non la metterò. Posso far vedere con l'effetto se volete. Non so neanche se si vede. Io così. Ma poi avevo 40 di febbre, stavo andando al sushi perché ho detto no, io al sushi non rinuncio. Mi sono messa. Ok, comunque allora, l'unica cosa che avrei cambiato i pantaloni, per il resto top. No, però vabbè, ormai ci abbiamo fatto i buoni con gli altri, quindi dobbiamo continuare. Almeno con lui, dai. Dai. Io darei un... 9 meno. Esatto. Ah, stavo dicendo la stessa cosa. E mi dispiace perché lui, gli altri outfit sono tutti... Sì, è vero. Abbiamo preso questo giusto per essere più critiche. Allora, questa foto di Jazz, tra mia sorella, molto bella. E a me piace come si veste Jasmine comunque anche lei. Perché è particolare? È diversa da tutti, sì. Però devo dire che è proprio fuori dal mio stile. Non mi ci immagino proprio. No, con te no. È più verso il mio questo. Sì. Cioè, questo è tipo un mix tra i nostri due, secondo me. Ah. Un po' baggy, però allo stesso tempo ha in questo caso la pelliccia, cose così, sì, che sono molto tue. Prima prendi una mega parentesi su Jasmine, ok, ci sta. Allora. La borsa e gli orecchini, perché io c'ho la fissa che totale. Se gli orecchini sono oro, la borsa deve essere tipo una catena d'oro, comunque sì, qualcosa di oro. Che questa cosa anche a me trigger, l'unica cosa forse. La borsa l'avrei cambiata. Ma in realtà c'è, cioè, non so se mi casa un botto, non mi piace il fatto che ci siano tanti materiali diversi, tipo il top, il maglione, la pelliccia. A me piace questa cosa. Però solo lei può metterla. Cioè, se la mettessi io sembrerei una scappata di casa. Sì. No, lei è così viva. L'avrei indossato però senza il maglione viola. Cioè tipo top, pelliccia. Quello anch'io, però lei è però questo. Se lei sta bene. Capito. Io solo per quello e per la borsa do un 8. Però cioè 8 comunque alto perché Alessa sta oggettivamente bene. Poi avevo visto le scarpe bianche, forse quelle le avrei messe nere. Io do, vabbè, no, io 8 più, perché comunque il complesso mi piace. Comunque non mi piace l'oro, assurdo. Cioè sarà perché a me non sta bene. No, mi piace, però dipende con cosa. Infatti neanche a me piace l'oro, le mie orecchine giganti. No, ma perché, amore, ma tu c'hai la melanina. Quando tu hai la melanina, come diceva l'altro, c'è la mia amica, stai bene con qualsiasi cosa. Io no. Sei senti in argento? Sì, amore, perché, no, amore, ma sono cool winter. Non è colpa mia, è la mia cazzo di palette. Però fa ridere, sono cool winter. Amo cool sempre. Allora, poi abbiamo scelto questo outfit del rosso. Io amo, penso il migliore finora. Il 10 non basta per descrivere questo outfit. No. Qua, ma soprattutto sai cosa? Il calzino alla destra abbinato più alto dell'altro. Alle cuciture del... Primo quello e poi più alto dell'altro. Guarda, sì, che non è una cosa da tutti. Cioè, anche coraggio. E poi è deciso questa cosa. È già il fatto che sia sicuro del suo outfit e fa rendere, sicuro anche il voto totale. 10 più. Sì, comunque oggettivamente darei un 2 più. No, beh, io ti do 10, giuro. Andiamo avanti. Poi ho scelto un outfit di Emily, che in realtà io non conosco bene di persona, cioè stupenda. Glielo dico sempre quando lo vedo. Dolce poi. Sì, glielo dico sempre, sei bellissima, cioè non ce la faccio, ti giuro. Secondo me, perfetto, diviso amo, perfetti, lo stavo per dire. Diviso amo, secondo me, è una, veramente delle più belle, non sto scherzando. Se non la più. Sì, anche secondo me. Ok, giudichiamo questo outfit. Allora, io ho trovato già una cosa mancante. La borsa? A parte quella, anche una cosa che per me è fondamentale. I gioielli, no, i gioielli. Ah, ok. C'è tutta la parte della maglietta un po' vuota. Allora, io avrei messo dei gioielli, poi la borsa magari c'aveva anche. Poi per il resto lei è molto elegante. Non sì, è nel mio stile, però è molto elegante. Le calze bianche non mi fanno impazzire. Neanche a me, perché danno troppo contrasto. Però in sé la maglietta, poi cos'è, tipo un corpetto, credo. Sì, il corpetto è bellissimo. E la giacchetta sopra stanno stra bene insieme. Sì. Forse avrei messo le calze comunque o nere, o anche tipo di pizzo nero. O comunque anche collant più scure, però non bianche. E poi qualche gioiello, quindi 8 secondo me. Anche io 8. Perché in sé è bellissimo. Però avrei cambiato due o tre cose. Se siamo strabuone quei voti, giuro. Sì, ora prendiamo... due. Poi tipo io, se guardi la foto di un anno fa, 7 mesi fa, cioè cagaccio, io ogni mese tipo cambio. Ok, ora siamo arrivate a Pat, che secondo me è nella top. Posso dirti che anche il primo outfit di Brian c'era, però questo. Però non è più o meno lo stesso stile. Il mio stile preferito è da vedere anche in generale. Ma qua vabbè, sempre Timberland lo sono. Sì, la cintura mi piace un botto perché è vintage, anche i pantaloni. Questo colore di jeans con le Timberland mi piace di più che chiari, lo so. Sì. E poi sai cosa mi piace di questo outfit? Che non è scontato, cioè non c'ha le cose abbinate nel modo più scontato possibile. Mm-hmm. È comunque complesso, ma nel complesso è bellissimo. La penso uguale. Poi ci sta cappello che riprende la scritta un po' da maglietta. Abbiamo 10? No, io do un po' meno di
10. Non lo so. O forse perché avrei messo qualcosa sopra. Non lo so. Cioè, è stra perfetto, eh. Secondo me poteva arrivare a una lode. Tipo l'outfit del rosso, capito? No, però scherza a parte, tipo 10 meno. Che è anche quello almeno di Garmin. 10 meno. Mezzo. Voleva essere speciale. Però vabbè, cioè, spacca. È uno dei migliori che ho visto finora e che si sa vestire meglio. E poi abbiamo gli ultimi due, cioè di Enzo Miccio e Carla. Di Carla. Raga, io questo amo. Cioè, lei, vabbè, dice che le scarpe sono da cambiare. A me questo look non mi fa impazzire. Ah, piace. Mi ridere un set. Però le ciabatte sono molto laterali. No, non ti metterei. Fai vedere le ciabatte che c'è su adesso per farvi capire. Alice, lei è questa. Io adoro denim un botto. Questo colore è matizzato troppo bene con la tua melanina. Ah, avrei forse tipo aggiunto la borsa, capito? Che però non avrei messo per un motivo. Non avevo nessuna borsa dietro a Barcellona. Io al mio stesso outfit do un 8. No, io 9. Abbiamo Enzo Miccio all'ultimo posto. Amo, questo mi piace un sacco. E la borsa che è abbinata alla cintura e agli occhiali. Il top è uno dei miei top preferiti di Giselle. Oh, bello. No, ma mi piace tantissimo. Io l'avrei indossato senza pelliccia perché la pelliccia è proprio fuori dalla mia comfort zone. Avrei tolto la pelliccia, per il resto 9. Perché è solo la pelliccia che mi tira. Vabbè. Amo, te le pellicce stanno bene. Mi hai vista che la pelliccia. Ah, bene, raga. Quindi questi sono stati i nostri giudizi. Se volete, diteci nei commenti i voti che dareste voi e che voto date ai nostri due outfit. O se volete. Ho paura, però. A me piace. Andate sul profilo di Dolma, votatele l'outfit, ok? Tipo il suo profilo spacca, secondo me. E niente, ma alla fine chi siamo noi per giudicare? Lo volevamo dire dall'inizio. No, sì, raga, noi abbiamo fatto questo video solo per dire questa frase. Quindi fateci sapere nei commenti quali altri video vorreste che portassi sul canale, se volete un altro video con Dolma. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!